Sono le 4 meno 10. Davanti al civico 116 di via Parini ci sono 5 ragazzi. Hanno lo sguardo di chi aspetta che da un momento all'altro, come accade ogni giorno, qualcuno arrivi. Appena sentono il rumore di un'automobile che procede nella loro direzione, si alzano e si avvicinano al cancello. Dalla macchina scende un signore sull'ottantina. «Buonasera, maestro!» dicono in coro i ragazzi. Lucio Azzurro sorride, prende in mano le chiavi e apre le porte della palestra Box Vesuviana. «Oramai sono 58 anni che faccio questo mestiere», spiega Lucio. «Dal 1960 ogni giorno a Torre Annunziata tutti lo conoscono come il maestro. In Italia è diventato famoso per aver portato la campionessa Irma Testa alle Olimpiadi del 2016. Con le sue lezioni di pugilato insegna ai giovani come comportarsi dentro e fuori dal ring. La box, a differenza di quanto si possa pensare, non è uno sport violento, ma è una disciplina in cui si impara a governare la violenza. È un'arte in cui si integrano dialetticamente le diverse componenti dell'essere umano e in cui, quindi, si apprende come gestire al meglio la propria persona». Mentre parla, Lucio continua a vagare avanti e indietro, schivando i colpi dei ragazzi. Prende altre fotografie sbiadite e inizia a pronunciare un nome dopo l'altro. Tutti campioni che per qualche motivo hanno meritato di essere esposti sulle pareti della palestra. Tra i volti incorniciati c'è anche quello di Gaetano Nespro, campione italiano nella categoria dei pesi medi dal 2007 al 2010. È andato via da Napoli perché non trovava lavoro, ma ha continuato a venire a Torre Annunziata ad allenarsi. «Gaetano, mo, fatica alle post», racconta Lucio. Anche lui, in via Parini 116, ha imparato a campà, come si dice in dialetto. Ha capito, cioè, come riuscire a sfuggire a un pericolo, quello di finire in giri sbagliati, che spesso sembra inevitabile. Non per tutti, però, è così facile. Gisht è la pecora nera della nostra famiglia. «È un mio più grande rimpianto», dice il maestro. La voce si affievolisce e Lucio indica una fotografia dove il protagonista è il Maradona del ring, come lo chiamavano a Torre. Pietro Aurino è stato campione europeo, ha partecipato ad Atlanta nel 1996 e ha quasi sfiorato il titolo mondiale, ricorda Lucio. 41 incontri, 38 vittorie, una carriera brillante, bruscamente interrotta dalla permanenza in carcere per concorso esterno in associazione camorristica e spaccio d'armi. «Non sono mai riuscita a fargli cambiare amicizie. È rimasto sempre legato a quel mondo. Quando è uscito dal carcere, ha detto al suo maestro di voler riprendere a combattere, ma dopo pochi mesi è sparito di nuovo. Il problema fondamentale, spiega Lucio, è che io questi ragazzi riesco a controllarli quando sono in palestra, ma non posso vedere che cosa combinano quando escono da qui. Ci vuole la mano da fuori». Per il maestro ogni giovane salvato è una medaglia in più da indossare al collo e da affiggere all'ingresso della palestra. La rabbia che questi ragazzi provano nei confronti della realtà che li circonda deve essere incanalata, sfogata. Soltanto in questo modo, come dice Lucio, si possono tenere lontani dai guai. Per il maestro i suoi allievi sono come dei figli. Spende fiato, tempo, energie, senza rendersene nemmeno conto. Qualche anno fa, per il mio compleanno, i ragazzi mi hanno regalato questa statua di terracotta in cui hanno immortalato me mentre mi alleno. Mi hanno fatto commuovere per un mese perché non mi ero resa conto di quanto fossi invecchiato, di quanto tempo avessi speso dentro questa palestra con i guagliun, racconta, toccando la mano con la scultura. Questo cimelio Lucio lo tiene ben in vista nel suo studio. Da quando i suoi allievi gliel'hanno donato sono trascorsi 20 anni. Il maestro ha il viso più stanco e la cute piena di rughe, come chi ha molte esperienze da raccontare. Indossa però sempre la stessa tuta, quella che ormai gli permette di essere riconosciuto anche a metri di distanza. Entreranno ancora molti ragazzi in via Parini 116, usciranno ancora molti uomini da quel cancello, uomini che vogliono avere una vita normale.